Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo in compagnia di Yoshi Onyx 8 Mini per la recensione definitiva. Ringrazio ancora Ronny di Cinebox Pordenone che me l'ha prestato, trovate il link in descrizione. Per di più, come al solito, vi invito a mettere un bel mi piace al video, condividerlo, commentare e iscrivervi al canale per continuare a darmi una mano a crescere. Lo accendiamo, il tasto è qua sulla destra, come ho già mostrato nell'unboxing. Parlo subito di dimensioni, 14,2 cm di altezza, 7 cm di larghezza e uno spessore di 7,6 mm per 134 grammi di peso, quindi anche abbastanza leggero nonostante le dimensioni abbastanza generose. Il display è un 5 pollici HD IPS, quindi con 290 pixel per pollice circa. Il processore è il solito MediaTek quad core da 1,3 GHz, Cortex A7 con GPU Mali 400 MP2. La RAM è di 1 GB e la memoria interna è di addirittura 32 GB non espandibile. La fotocamera dovrebbe essere un 8 megapixel, ma in realtà poi andremo a vedere che arriva fino a 13 megapixel e una 5 megapixel anteriori per i selfie. La batteria è una 2100 mAh non removibile. Sblocco, si trascina verso destra per sbloccare. È un dual SIM, in questo caso ho solo una SIM, ma al solito ho provato, in questo caso ho provato 3 giorni perché comunque non avevo molto tempo a disposizione, però un giorno con due SIM e 2 giorni con una SIM. Vi mostro subito la versione software. Qua intanto abbiamo tutti i toggle rapidi con la barra per la luminosità e quant'altro. Andiamo su impostazioni, abbiamo le impostazioni rapide e le impostazioni generali, diciamo. Info sul telefono, abbiamo Android 4.4.2 KitKat. Benissimo, parliamo un attimo di interfaccia. Allora, questa interfaccia è un po' una via di mezzo fra una MIUI e una ColorOS, per intenderci, perché abbiamo delle cose che troviamo sulla ColorOS, come queste pagine con questi widget enormi. Vedete? Simili a quelli degli Oppo, per intenderci, oppure questa funzione videocamera che fa delle sorte di piccole foto. Eccoci qua. E invece le icone, vedete, sono molto simili a quelle della MIUI, quindi un'interfaccia presa un po' di qua, un po' di là, però nel complesso funziona abbastanza bene, gira bene, non ci sono grossi lag e è anche abbastanza piacevole, secondo me. Sicuramente non è fra le più accattivanti, ma non è neanche malvagio. Tenendo premuto la Home, si va sul Task Manager, si passa più dalle applicazioni, abbiamo anche tasto opzioni e indietro. Purtroppo non sono retroilluminati e questa è una delle piccole pecche di questo dispositivo. Abbasso un po' la luminosità, vi dico subito che il display è molto luminoso, ma questo lo vedremo più avanti. Parliamo di antenna. Allora, le due SIM prendono bene, devo dire, non ho avuto nessun tipo di problema di ricezione, anche il microfono è buono, d'altra parte si sentono bene, la capsula auricolare non è male, l'unica cosa, il volume è un po' basso, anche al massimo si fa un po' di fatica a capire anche quando ci sono molti rumori di fondo. Benissimo. Il GPS, sapete che non è una delle prerogative di questi smartphone con processori MediaTek, però in questo caso gira, funziona bene, anche devo dire il primo fix è stato abbastanza rapido e nel complesso non ho avuto problemi nei 2 giorni che l'ho utilizzato, il GPS ovviamente. E anche il wifi devo dire essere nella media, quindi anche a parte antenne nessun tipo di problema, almeno sul mio modello. Prima di passare alla fotocamera vi faccio anche un attimo vedere i materiali perché sono veramente interessanti, insomma su un telefono entry level abbiamo tutta la cornice in alluminio, come vedete, similissima a quella del Huawei P7, e vetro anteriore e vetro posteriore. Qua non ho tolto la pellicola perché non volevo, essendo in prestito non volevo rovinarlo, però veramente un ottimo touch and feel. Parliamo di fotocamera, vi dico che intanto questo Yoshi Onyx 8 Mini è la versione quad core, ma esiste anche una versione octa core, da quel che so, che dovrebbe costare una cinquantina di euro in più, giusto per dirvelo. Allora, le funzioni sono le solite, ISO e tutte le possibilità di cambiare i settaggi, video in Full HD, trovate un esempio in fondo alla recensione, e le foto, come vi dicevo, sulle schede tecniche riportano 8 megapixel, però poi si può salire fino a 13 megapixel, probabilmente sono interpolati, però comunque non è male. Vi posso dire che le foto non sono malvagie, soprattutto per essere un entry level, come dico sempre. Allora, le macro sono, scusate, qua ci sono un po' di riflessi, le macro sono molto buone. Invece le foto panoramiche, tipo questa qua del cartello solito, non sono malvagie, ma neanche, boh, diciamo neanche ottime, quindi si vanno a sgranare abbastanza velocemente. Però insomma nel complesso non mi sento di dire che sia una cattiva fotocamera, anzi direi che è comunque sopra la media in questa fascia di prezzo.
Adesso vi lascio alle foto. Bene, vedo queste foto, riconfermo quello che ho detto, ovvero foto molto buone le macro, un po' meno le panoramiche e in generale qualche volta tende a sovraesporre la foto, però nel complesso per un telefono entry-level la fotocamera è decisamente buona. Proseguiamo parlando di video, di display. Video prova, abbiamo anche tante prime, come vedete. Vediamo il video in Full HD di test. Alziamo un po' il volume, la cassa è sul retro. Scusate che metto a fuoco. Allora, come vedete, nessun problema di riproduzione, nonostante il video sia un Full HD abbastanza pesante. Allora, anche gli angoli di visione, che di solito su questi telefoni non sono un granché, vi alzo la luminosità. Anche gli angoli di visione, dicevo, non sono. Guardate qua. Non sono affatto male, anzi si vede molto bene anche cambiando l'angolazione. E dicevo, la luminosità massima è molto alta, un po' come sul Ricoh Getaway, al massimo si vede bene anche il sole senza problemi. Colori molto, ecco, colori molto saturi, però sui DPS sono veramente simili a quelli di un Super AMOLED, addirittura questo è un po' un difetto, però sinceramente piuttosto che averli slavati preferisco che siano molto saturi, per di più, questo fa sì che anche i neri, devo dire, siano abbastanza neri. Guardate qua, i neri sembrano proprio belli profondi. I bianchi sono bianchi. Quindi nel complesso un display che, insomma, non mi sarei mai aspettato di trovare su un telefono da 150 euro circa. È comunque un HD, andando molto vicino, vi posso dire che. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Scusate. Mi posso dire che vabbè, i pixel da vicinissimo un po' si notano, vediamo qua, ecco, potete vederli, però nel complesso, insomma, stanno a 20 cm di distanza, le foto, il display comunque risulta molto buono, solo i colori, ripeto, molto saturi. Sentiamo la potenza delle casse, andiamo a vedere album, la solita. Guardiamo le casse. Nulla da segnalare, insomma, nella media, volume non altissimo, anche la posizione non è delle migliori e la qualità anche nella media, diciamo che non ci lamentiamo, ecco. Proseguiamo, andiamo a vedere un po' i benchmark come sono. Qua ci chiede, per ogni applicazione ci chiede sempre il permesso di farla partire, se può accedere ai nostri dati, eccetera. Quindi anche dal punto di vista sicurezza non è male. 18.200, quindi più del Getaway, che ha praticamente le stesse caratteristiche. Effettivamente devo dire che mi sto trovando un po' meglio, è ottimizzato meglio, è un po' più fluido. È un buon, sicuramente un buon lavoro per questo terminale. Anche i giochi, proviamo. Beach Buggy, per non perdere troppo tempo sul Real Racing. Allora, girano abbastanza bene. Sicuramente Real Racing, come sul Getaway, su terminali con queste caratteristiche, ha qualche problema. Questo è da dire. Sicuramente dei lag più pesanti che su altri dispositivi, però anche lì si riesce a giocare. Su giochi medi come questo, anche con risoluzione a. Qua non ho ancora giocato, penso, di vero. Ho fatto solo Real Racing. Ecco, infatti. Però vi posso dire che sicuramente anche qua adesso. Lo mettiamo anche a risoluzione massima. Ecco. Non penso proprio abbia dei problemi perché ripeto che Real Racing per esempio girava abbastanza bene, qualche scappino, però di solito qua non ci sono problemi. Infatti, come vedete, non abbiamo lag, ci sono i vari effetti tipo dell'acqua sul display. Eccolo qua. Il touch risponde anche abbastanza bene.
Ecco, qualche piccolo calo di frame, però comunque ricordo che siamo al massimo della risoluzione e che il gioco è sì leggero, ma neanche così tanto alla fine. Boh, quindi anche i giochi medi si riesce a giocare agevolmente. Unica cosa devo dire che ho notato, la RAM si satura abbastanza velocemente, adesso abbiamo solo 100 MB liberi, quindi bisogna ogni tanto ricordarsi di andare a chiudere. Andiamo sul browser e andiamo su, come al solito, sul Corriere, siamo connessi in HSDPA come al solito, per vedere un po' anche la connessione, come si comporta. Qua come al solito vedete 3 tacchi su 4, quindi nella media come gli altri smartphone testati finora in questa stanza. Io vi assicuro che ci sono dei telefoni che nel corso degli anni ho notato essere prendere veramente molto di meno qua, quindi comunque non è male. Le SIM, vi ricordo, sono una in formato nano e una in formato micro, e abbiamo anche un LED di notifica, ecco, non l'ho detto prima ma ve lo dico adesso, che è qua in alto. Aspettiamo che finisca di caricare, vi abbasso un po' la luminosità perché qua sennò la videocamera impazzisce. Ok, fluidità, come vedete, è buona, scrolling buono. Ok, qualche piccolo problema di rendering qua e là, però non c'è assolutamente male. Eccoci qua, vedete anche la fluidità in galleria. Scusatemi, la fluidità del pinch zoom è sufficiente. Qua magari non segue la perfezione il dito. E il pan è abbastanza buono. Le scritte molto piccole si riescono a leggere anche senza fare grossi zoom. Vedete? Ok, quindi insomma, anche la parte browser mi sento premiarla. Va abbastanza bene. Quindi per concludere, cosa dire, un dispositivo che mi è piaciuto sicuramente più delle Getaway che ho provato insieme a questo i giorni prima di questo. Magari una marca che non tutti conoscono, magari non tutti si fidano, però devo dire che secondo me questo è un telefono affidabile, materiali buoni, costruzione buona, quindi anche è un telefono consigliato a chi non vuole spendere tanto ovviamente, ma che comunque vuole un design e dei materiali abbastanza ricercati. Sicuramente è un po' simile ad altri dispositivi, però nel complesso si fa abbastanza notare. Non sembra assolutamente un telefono che costa solo 160 euro circa, o comunque prezzi simili a questo, proprio da vedere. Poi anche come funziona non è male, sicuramente c'è di meglio a questo prezzo. Magari penso a Xiaomi Mi 1S o Motorola Moto G, che sono comunque un po' più fluidi nel complesso, hanno prestazioni superiori grazie al processore leggermente superiore. Però questo abbiamo addirittura 32 GB di memoria, è non espandibile. Abbiamo comunque la batteria da 2100 mAh, non ne ho ancora parlato, però con due SIM sono arrivato a cena senza problemi, e con una SIM si arriva tranquillamente a dopo cena, quindi anche la batteria è buona. Io ho fatto soltanto 5 cicli di ricarica, vi assicuro che con altri 5 o 6 la batteria migliorerebbe ancora, quindi batteria anche migliore del Getaway. Fotocamera buona per essere un terminale così dentro, le macro soprattutto molto buone, anche la videocamera anteriore non è male, ovviamente anche qua sono interpolati, però i selfie risultano abbastanza definiti. Un telefono che non ha grossi punti deboli per questo prezzo, forse i tasti non retroilluminati sono un piccolo problema, però ovviamente lo consiglio a chi cerca un dual sim con un bel design, bei materiali, una buona fotocamera, una discreta fluidità che faccia girare un po' di tutto abbastanza bene, compreso il browser. Quindi per questa recensione è tutto, se avete domande particolari fatemele pure nei commenti, ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao! Video in Full HD con iOcean X8 Mini, fotocamera da 8 megapixel in teoria, però poi in realtà va fino a 13 nelle opzioni. Vediamo il controluce, possibilità di scattare foto e di fare lo zoom, vediamo una macro. Ripeto, fotocamera da 8 megapixel di iOcean X8 Mini.